Tutti i protagonisti di Uomini e Donne, amici miei, sono ora in vacanza a ritemprarsi dopo le lunghe fatiche di quest'inverno al centro dello studio del dating show di Maria De Filippi, ma in attesa della nuova stagione del programma che riprenderà, vi ricordo, a settembre, per la gioia mia, vostra e anche del mio gatto, intervistati dal magazine del programma, alcuni volti del Pronover non hanno rinunciato a lanciare frecciatine e accuse anche agli altri compagni di avventura. Non avevamo dubbi. Volete sapere che cosa hanno raccontato? Mo vi spiego tutto, ma prima di proseguire, sigla! Amici di Gossip News, ben ritrovati, io sono Nate, questa è una nuovissima pillolissima di Gossip. Invece che starsene beatamente seduti in vacanza, dame e cavalieri del Pronover di Uomini e Donne sembrano più agguerriti che mai. Ma riposatevi dopo le lunghe fatiche invernali, in attesa del ritorno di Uomini e Donne a settembre, che ve lo dico a fa, dame e cavalieri continuano a lanciarsi frecciatine, frecciatone, accusine, accusone, di tutto, di più. Lo hanno fatto ovviamente attraverso le pagine di Uomini e Donne Magazine, il famoso magazine del programma, dove non si sono certo risparmiati. Andiamo per ordine. La prima a parlare è stata lei, la veterana del programma, ossia codice fiscale Jim Gugun, nome ufficiale Gemma Galgani, la 73enne di Torino. Oh! È sempre stata 72, sono 10 anni che ha 72 anni, finalmente dopo 10 anni sono riusciti a dargli un anno in più, va bene. Dicevo, la 73enne di Torino non ha ancora deciso dove passerà le vacanze estive. Molto dubbiosa, speriamo che non venga qui alle Canarie da me. Con ogni probabilità farà un viaggio culturale con le sorelle, ci sta. In quest'estate afosa 2023 ha intenzione pure di assistere alla Ida all'Arena di Verona. Brava, brava, bene, bene, la cultura non fa mai male. Poi non rinuncerà a qualche giornatina al mare, ma come accennato non ha ancora scelto la meta. Vabbè, ce ne faremo una ragione? Io direi di sì. Detto questo, sul settimanale de Uomini e Donne Magazine, ad alcuni volti di Uomini e Donne è stato chiesto a chi regalerebbero una vacanza scegliendo tra coloro che non gli stanno simpatici. Ebbene, la nostra Gemmona regalerebbe la vacanza alla signora Gabriella, visto che non nutre stima nei suoi confronti, ce ne siamo accorti un pochino tutti. Per Gabriella, Gemma ha in mente una vacanza da eremita, in modo che possa ritrovare se stessa, la coerenza e la lealtà. Rimanete fino alla fine perché poi vi devo dire una cosa. La stessa domanda fatta a Gemma è stata rivolta anche a Cristina Tenuta, avete presente Cristina? Ebbene, lei regalerebbe una vacanza a Elio Servo, magari in una fattoria dove vengono prodotti sia il burro che la ricotta, così da fargli superare il trauma. Che roba brutta da sentire, vabbè. Cristina nel corso dell'intervista ha riservato belle parole invece per colui, al quale non si possono non riservare belle parole, ossia Armando Incarnato, Armandino Incarnatino, la dama, a quanto pare, non ha ancora rinunciato al cavaliere napoletano. Innamorata, gli vuole bene, insomma. Passerebbe volentieri qualche giorno di relax insieme a lui in Calabria, regione in cui il cavaliere napoletano si è trasferito da qualche tempo per stare più vicino alla figlia. Oggi siamo più gossiposi che mai, eh? È stata poi la volta di Armandino Incarnato, ovviamente tirato in ballo. Chi è il cavaliere che gli sta più antipatico e a cui regalerebbe una vacanza, secondo voi? Ve lo dico io. Qui arriva il colpo di scena, eh sì, visto che Armando Incarnato non ha parlato di un cavaliere, bensì di un opinionista. Ovvero lui, Gianni Sperti, l'amico degli animali. È all'opinionista che regalerebbe una vacanza con un bigliettino di sola andata. Oggi le frecciatine manco Robin Hood. Ma non dimentica in generale un po' tutto il parterre del Pronover, visto che a tutti i partecipanti regalerebbe un biglietto per un posto sperduto e selvaggio dove non conta l'apparenza ma ciò che si è. Disse colui che cambiava taglio di capelli una volta alla settimana. Vabbè. Però la coerenza si sa che non è più utile, no? Praticamente secondo Armando Incarnato non se ne salva uno. Cioè, da che pulpi... vabbè. Passiamo a Riccardo Guarnieri. Non poteva mancare. Invece lui trascorrerebbe, Riccardino, volentieri qualche giorno di relax a Ibiza con Roberta di Padua. Hai capito? Beh, a parte Riccardo che a Ibiza non ti rilassi, perché a Ibiza tu lo sai, no? Entri, appena scendi dall'aereo, arriva subito una discoteca mobile, uns, e non riesci a fermarti. Quindi, se vuoi rilassarti, non penso che Ibiza sia il posto migliore. Comunque, fai un po' come ti pare. Se invece dovesse scegliere a chi regalare una vacanza...
Riccardo Guarnieri, sceglierebbero ovviamente Armando Incarnato. Lo farebbe andare in un rifugio in montagna, dove bisogna gestirsi da soli, in modo che possa riflettere e capire che alla fine stare in mezzo alla gente non è poi così male. Mi fa morire tutti questi personaggi che sparano sentenze, lezioni di vita, no? Proprio cose... Vabbè... Passiamo a lei, Robertina di Padua, invece regalerebbe una vacanza a Lourdes ad Aurora. La dama di Cassino ha poi colto l'occasione per tornare a parlare di Riccardo Guarnieri, in particolare si è soffermata sul comportamento del cavaliere di quest'ultimo periodo. Ebbene, ebbene, il Riccardino di queste ultime settimane non è il Riccardo che lei ha conosciuto. È cambiato, è un uomo diverso e che a suo parere si è svalutato. Poi qualcuno mi aiuti a tradurre queste parole, perché sinceramente io non riesco, vabbè. Insomma, comunque, il fine di tutto questo è che i volti del Turnover non hanno certo peli sulla lingua e non rinunciano a lanciarsi bordate di ogni tipo. Ovviamente, perché? Perché poi tutte queste bordate diventeranno argomento di discussione nelle prossime puntate, quando inizierà Uomini e Donne a settembre, perché volete che a Uomini e Donne si parli di amore? Ma no! Volete che a Uomini e Donne si parli di sentimenti, di emozioni? No, no! Si parlerà, ah, tu hai scritto nel magazine questo, ah, tu mi hai fatto questa battuta, ah, tu mi hai fatto... E giù litigate come se non ci fosse un domani, e noi pubblico pagante, no, che non paghiamo, però più o meno ci lamentiamo, ma lo guardiamo, e alla fine... Chi vince in tutto questo? Maria De Filippi, che si sfrega le mani e dice bravi guaglioni, guardate Uomini e Donne, criticate, dite peste, condividete sui social, commentate sui social e io guadagno. Vabbè. Stavo facendo un po' l'effetto un po' troppo perfido, va bene. Comunque raga, adesso vi ho detto quello che dovevo dirvi. Lo chiamo? Ma sì, chiamiamo il mio gatto opinionista che... Ciao gatto, come la va, Ti sei riposato in questo weekend? Bene. E sai che adesso si stanno riposando anche dame e cavalieri del Turnover, perché è stata una faticaccia, no? Mamma mia, una lunga stagione di Uomini e Donne fatica, anche perché al centro dello studio litigare, mamma mia. Comunque, così, giusto per... Chi è il tuo... colui che ti sta più antipatico di tutti o tutte in quel di Uomini e Donne? Ah, non sapresti dire, tutti. Ah, ok. Ma uno che se ne salva... Niente. Ah, Tini. Perché Tini? Ah, perché non parla. È l'unica che non parla, quindi va bene. Quindi, vabbè, non ti vuoi esporre più di tanto. Sì, abbiamo capito, è lunedì anche per te. Va bene, ciao, mia. Niente, di poche parole il mio gatto. Comunque, praticamente lui salverebbe Tini semplicemente perché è l'unica che non parla. Tutti gli altri ovviamente recuperano, ma a questo punto la domanda la faccio a voi. Siate sinceri, però mi raccomando. Allora, un nome voglio. Il peggiore che c'è a Uomini e Donne. Quello che proprio non vorreste mai più vedere. Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Che sia uomo, donna, chiunque vogliate. Però ci tengo a fare questo simile sondaggio per vedere proprio il peggiore. Ho capito che molti diranno, oh, mandateli a casa tutti. No, voglio un nome e un cognome di un cavaliere o di una donzella. Quindi, se avete voglia, qui sotto nei commenti c'è lo spazio apposta per rispondere a questo mega sondaggio universale. Per il resto sapete, mettete like, cliccate, condividete, scampanellate, fate tutte quelle cosine lì e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao bellezze.